è uno dei drammi più profondi di Luigi Pirandello, la vicenda di un'identità femminile espropriata, di una discesa agli inferi fino quasi alle estreme conseguenze. È di scena al Teatro della Pergola Vestire gli ignudi, ne interprete Vanessa Gravina. Oddio, queste finestre sono una vera dannazione. Ma se per poco non tengo aperto, si rifà qua dentro un tanfo così acre. Ti richiuso. Casaccia vecchia. Dopo il Signorina Giulia dell'anno scorso, un'altra figura femminile complessa, tormentata, vittima comunque di una serie di convenzioni, sì, ma anche insomma un po' di un complotto, un po' di una serie di convenzioni anche della società che espongono tutte queste figure a comunque una vita, un cammino piuttosto complesso. Sì, parlando di Orsiglia, che ormai siamo giunti al terzo anno di repliche, e come dicevi giustamente, è un testo di denuncia anche questo, la storia in qualche modo di una donna, questa volta non ovviamente aristocratica, con delle strutture sociali alle spalle, ma una donna assolutamente semplice, senza realtà familiari alle spalle, senza radici. E ovviamente il tema è quello che Pirandello tratta un po' in tutte le sue opere, che è quello della ricerca di un'identità, cioè il tema dell'identità dell'individuo, che anche qui la protagonista è quasi priva di identità, in qualche modo si ribella a questo gioco di gruppo che ovviamente la vuole vittima e che ovviamente la farà diventare vittima a tutti gli effetti, si ribella cercando di rivendicare quantomeno l'idea che gli altri possono avere di lei. Però questo progetto non le riuscirà, perché ovviamente, come tutti sappiamo, la realtà di Pirandello è una realtà ovviamente di perbenismo, di borghesia bigotta. In questo caso ovviamente è ancora più violenta la vicenda, perché la protagonista non è di estrazione borghese, quindi non ha una struttura alle spalle. La protagonista è una che viene dalla strada, quindi è un po' come se fosse in qualche modo anche una rumena di oggi che viene costretta a una forma di prostituzione, non solo fisica ma anche mentale e psicologica. Però un bellissimo personaggio, devo dire che l'anno prossimo porterò in scena assolutamente una commedia, perché dopo due suicidi credo di essere arrivata, avere dato il mio. Però in questo caso, pur essendo uno spettacolo molto impegnativo, ovviamente più che fisicamente, a differenza di Strindberg che era ovviamente un autore che impegnava mentalmente, qui l'impegno è soprattutto di natura psicologica. E quindi si esce abbastanza devastati, però anche con una grande energia, perché recitare in qualche modo i testi di Pirandello è un riscatto poetico assoluto. Sono una povera malata che esce in questo momento da un ospedale. Non si confonda a dare spiegazioni a costei. Non sono malata! Basta, dico! Il tuo interesse, come possa essere per me? E per chi vuoi che sia? Ma se io non sono qui, se i miei casi, le mie disgrazie, tutto ciò che leggendo quel giornale ti ha interessato, dico, se non ti ha interessato per me, se l'hai visto come di un'altra che non sono io. Vestire gli ignudi sarà in scena fino a domenica 11 aprile, con l'unica eccezione di giovedì 8. E mentre ricordiamo l'accordo che l'Associazione Firenze dei Teatri ha stipulato con le cooperative dei taxi 4242 4390 per incentivare l'utilizzo del taxi multiplo e far risparmiare il costo di chiamata dopo alcuni spettacoli grazie all'intervento di uno steward, rammentiamo anche il prossimo spettacolo, il testo di un autore toscano, la rielaborazione di uno dei più grandi racconti del Novecento, le conversazioni di Anna Cappa, di Ugo Chiti, con Giuliana Lo Iodice al Teatro della Pergola.